Eccoci qui, ben ritrovati. Buonasera nel canale GTRC Tube Channel, nel covo, nella nostra taberna dove diciamo ci ritroviamo ogni sera a gustare gare competitive qui all'interno del circuito Union. Questa sera non è una gara ufficiale, siamo al cospetto di un amichevole, un trittico di scuderie. Il team Cobra che va a sfidare il team Shogunai insieme al team Gladiator e ovviamente io diciamo sono Matteo, siete nel canale appunto dei Gladiatori, quindi ospitiamo amichevolmente questa gara, questa sfida. Siamo a Mount Panorama sotto un cielo stellato, siamo in Australia in questo circuito cittadino. Mount Panorama molto intrigante come circuito, difficile e diciamo nasconde parecchie insidie e diciamo i piloti piano piano diciamo stanno sperimentando ogni diciamo asperità, ecco, del circuito. Siamo nelle qualifiche, quindi avremo 5 minuti di qualifiche che sono pressoché quasi finite e 40 minuti di gara che praticamente va diciamo a simulare, ad emulare una gara Union in sostanza. Allora, quindi oggi diciamo non dobbiamo notificare nessuna lobby, nessuna categoria perché è un mix and match per quanto riguarda la serata di stasera. Abbiamo varie categorie. Quindi da Ama Pro Elite probabilmente e sia io che gli stessi piloti che voi telespettatori potrete vedere anche diciamo, le varie differenze di livello di categoria diciamo dei ragazzotti qui in pista. Allora, abbiamo un bel consumo gomme, se non sbaglio 9x e anche un buon consumo carburante che in questo momento non mi sovviene perché la stanza è stata creata veramente questa sera, però lo andiamo subito a recuperare. Intanto ho visto che qualcuno ha scritto in chat e lo andiamo subito a leggere. La qualifica è pressoché finita con un Josamu con 203 e 845, quindi è un bel fucsia da parte di Giusamo. Purtroppo non con questa notte, con questa penombra, con questo gioco di ombre non si vedono i livrei, quindi non posso in questo momento sapere chi è Giusamo. Probabilmente un Cobra, però diciamo, lo scopriremo perché l'avanzamento tempo è 20 pere, quindi tra un po' dovrebbe esserci appunto il ciclo giorno-notte, vediamo. Allora, abbiamo un 9x per le gomme e un 5x per il consumo carburante, quindi ci aveva azzeccato sul consumo gomme e 5x per il carburante, quindi i piloti devono stare molto attenti al consumo. Allora, Johnny GT, buonasera ragazzi, forza e che vinca il più bravo a non sbagliare, giustamente perché diciamo è un circuito cittadino con numerose curve e parecchi muretti, quindi devono stare molto diciamo in allerta i ragazzi. Poi Gancio Cielo, buonasera regia. Sempre Fabrizio, buona gara a tutti, piloti in pista e forza Gladiator. Joele, dai CBR Giosamo, infatti ci avevo preso che era un Cobra. E poi Marco Patti, dai Andrea. Io, diciamo, non appena posso vi leggo. Allora, aspettiamo questi 40 secondi intanto comunque una foto di rito, diciamo, questa è deformazione professionale da host e commentatore la faccio, anche se diciamo non ha motivo di esistere, di esserci, però diciamo la facciamo, non si sa mai, ecco, come si dice ogni volta quando uno sta a casa, non sia mai viene qualcuno, venga qualcuno, bisogna mettere a posto. Va bene, 21:59, siamo più o meno in orario, abbiamo aspettato un pilota degli SMI. Dobbiamo partire alle 21:45, abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo, ma diciamo ci siamo, ci siamo. Allora, direi che possiamo fare un bel start gara. Mamma mia, che bel cielo stellato. Qui in Australia,
qui a Bathurst, che è, diciamo, una località australiana veramente vicinissima a Sydney, quasi 200 km di distanza, quindi nel sud dell'Australia. Va bene, buona gara a tutti. Allora, intanto sullo sfondo potete mirare appunto le luci, il luccichio, la luccicanza delle case che popolano appunto questa località, Bathurst, però a noi ci interessano queste luci. Pronti, partenza, via! Sono partiti, Josamo in testa, ma è partito come uno Speedy Gonzales, Andrea che supera tutti all'inizio, incredibile, attenzione che la curva questa qui è molto molto insidiosa, difficilissima, molto stretta. Andiamo a mettere un pochino di informazioni gara. Teoricamente potremmo anche mettere un po' di informazioni di gomme, perché tanto non ci giochiamo nessun punteggio, nessuna gara, ma è molto, diciamo, family friendly in sostanza la gara, quindi si gioca in famiglia, in casa Union, scuderia Union, e quindi magari tra un pochino, magari a metà gara, anche per aiutarmi un po' nella telecronaca, andremo a scoprire un pochino le gomme o comunque come sono messi i piloti. Intanto voi potete da casa carpire delle informazioni e vedere, diciamo, su schermo come, diciamo, magari predire, ecco, che gomme utilizzeranno quei piloti in gara. Allora, Andrea, come avevo detto, in prima posizione, purtroppo è tutto buio, ecco, si intravedono le livree grazie a, diciamo, ai fari che appunto vengono puntati sulle vetture, e in questo momento Andrea sta volando in quel di Mont Panorama. Poi abbiamo Kai del team, purtroppo non attenzione che ho sentito scodare qualcuno. Ecco, Kai purtroppo non vedo la livrea, quindi dovremmo aspettare il giorno oppure una sfanalata di qualche altro ragazzotto in pista, ma se ne stanno andando Andrea e Kai, quindi ci potrebbe essere diciamo una mescola probabilmente diversa di questi ragazzi. Poi abbiamo Squincy del team Gladiator, lo so, Flavio lo conosco, buonasera a lei, ciao Flavio. Poi abbiamo Josamu che è stato salutato dalla chat YouTube, team Cobra, diciamo non riesco a intravedere la linea, ma ho visto che era del team Cobra. Poi abbiamo Pecor 117 insidiato da Rendinelli, attenzione, ultima curva prima del rettilineo, esterno per Rendinelli, esterno, toccatine varie, ma resiste Rendinelli, surclassa in maniera netta Pecor 117 del team Cobra, se non sbaglio, perché lì è appunto, eccolo qui, Pecor team Cobra, anche se non sbaglio Rendinelli, ma purtroppo ecco, ci avviamo verso il rettilineo non illuminato. Quindi è più difficile, diciamo, andare a vedere la livrea. Quindi Pecor superato da Rendinelli. Poi abbiamo Smi, nuvola rossa, in questo caso ci facilita il nickname, insidiato e seguito in maniera molto, diciamo, incalzante da parte di Mirko Zaffaron del nostro team Gladiator. Ciao Mirko, buonasera. Poi abbiamo GTRC Madonte, Alessandro, sempre il nostro team Gladiator. Poi abbiamo Smigas 89 del team Shoganai, altro team Union in lizza in questa amichevole, in questo triangolare Union tra Shoganai, Cobra e Gladiator. Poi abbiamo a chiudere la fila, la coda, GTRC Frank Mick 93, sempre il nostro team. E poi abbiamo GTRC X Gianni del nostro team, che, diciamo, in tempi non sospetti ci ha detto che questo team no, sì, questo team no, il team gli piace per fortuna. La pista purtroppo non è di suo gradimento, quindi in questo momento è in ultima posizione, ma penso ci sia stato un problema in pista, forse un testa coda probabilmente, o forse qualche contatto, non lo so, ma in caso poi andremo a rivedere qualche replay. Allora, abbiamo un po' di scritte qui su YouTube,
Allora, Marco Patti, partenza fantastica, buona gara a tutti. Johnny CT, Kai e dei Cobra Racing Team. Ok, perfetto, grazie dell'aiuto. Quindi Kai del Team Cobra, speriamo di ricordarmelo. Joelle, forza Papi. Poi abbiamo Sara de Tenacon. Kai e Fede sono dei Cobra, perfetto. Ok, me li devo ricordare. Intanto ritorniamo un pochino sopra con Mirko Zaffaron, Sminu Rossa, Pego, Rendinelli che stava siglando un buon tempo. Ciccio Vona 1994 del team SMI Shoganai. Poi SMI Victor, anche qui team Shoganai. Josamo, abbiamo detto del team Cobra. Anche Kai del team Cobra. Ok, Squincy in terza posizione, Kai in seconda. E Andrea, che non so di che team è. Probabilmente Cobra o forse SMI. Purtroppo la livrea non si vede. E quindi niente, boh, vediamo un po' se attraverso qualche sfanalata o qualche luce a bordo pista magari ci può aiutare. Allora, quindi Fede, buonasera, Forza Gladiero. Matteo Gammaldi, buonasera. Ciao Sile. Giosamu, papà, Gioele. Ah, quindi abbiamo probabilmente il figlio di Giosamu. Buonasera, buonasera, ciao Mirko7 Games, buonasera a tutti. E poi sarà De Tenacon e Cobra, Andrea De Cobra. Ok, perfetto. Quindi Andrea, Kai, Randy e Josamu dei Cobra. Ok, spero di non perdermi nessuno. Poi in caso voi io vi leggo. Allora, sia per Rendinelli che abbiamo detto. Sì, anche Randy è del Team Cobra. Purtroppo non ho il nick, quindi è un po' più difficile per me. Però Rendinelli, che è in sesta posizione, sigla il miglior tempo. Quindi ci potrebbe essere una differenza di mescola probabile. Quindi sta anche voi da casa a capire se ci sono appunto nel vostro team. Sicuramente magari sarete in contatto. Mescole differenti e magari indovinare quelle degli altri team. Questo sarebbe un bel giochino. Eccolo qui, livrea del team Cobra. Svictor, no, Smi Victor. Vediamo, eccolo qui. Poi abbiamo Ciccio Vona, Pecor 117. Livrea qua non si vede. G3P, Mirko Zaffaro. Non vedo in questo momento. Diciamo lo scorcio innanzitutto fantastico, purtroppo di notte che diciamo non si riesce a intravedere benissimo la livrea di ogni scuderia, però lo scorcio e queste inquadrature notturne sono veramente suggestive e i piloti devono stare appunto molto attenti a questo circuito perché i muretti ne fanno appunto da padrona. E famosissimo Mont Panorama per gli incidenti anche mortali e ce ne sono veramente molti, tantissimi e per questo motivo hanno dovuto un attimino modificare il circuito, c'è un veramente lunghissimo dove si percorre a velocità veramente sostenute e prima diciamo di quel circuito diciamo c'era la curva finale che si chiama Conron Straight, esatto, dopo appunto questo lunghissimo rettilineo. In sostanza hanno dovuto creare una chicane o comunque una chicane, una curva ulteriore prima diciamo dell'ultima curva appunto Conron Straight per appunto limitare la velocità ecco dei piloti in pista. Allora GTRG Squincy 76 in quarta posizione è stato superato da Josamu Victor, eccolo qui in quinta, Rendinelli in sesta posizione, Team Cobra, ecco piano piano si comincia a intravedere un po' di livrea o forse perché eravamo diciamo a tiro dei fari appunto sul rettilineo del traguardo. Pecco 107, Mirko Zaffaron 9, Madonte
in decima posizione, poi abbiamo Frank Mir 93 in undicesima e poi abbiamo due SMI in dodicesima e tredicesima posizione e GTRC Gianni con un secondo di penalità, eccola qui, che a breve sarà appunto scontata dal pilota Gladiator. Allora, vediamo se ci sono commenti. No, nessun commento, quindi possiamo ritornare alla diretta con... Siamo al quarto giro con Gianni, vediamo, 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 vediamo. Anzi, quinto giro con Andrea e compagni, perché loro già l'hanno iniziato il quinto giro. Sono su Pecor 107 che si sta migliorando, 2.07.162, però il miglior tempo fino a, diciamo, a questo momento è di Andrea, 2.03.835, quindi un gran bel fucsia. Siamo al quinto giro, abbiamo detto 40 minuti di gara, siamo a 10 minuti, quindi diciamo a un quarto. In questo momento diciamo, è stato... diciamo percorso, un quarto di gara. Giosamo 21 in terza posizione, Kai e Andrea, quindi in questo momento il trittico iniziale è del Team Cobra, quindi abbiamo una medaglia virtuale d'oro, d'argento e di bronzo per i tre ragazzotti dei Cobra. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Ci sono dei commenti. Arle Max, Forza Randy Bro. Tra parentesi, Randy è del Team Cobra e in questo momento è in quinta posizione. Eccolo qui, vicinissimo, vicinissimo a Squinzi. Squinzi che è citato da Matteo Cammalti, che dice: se arriva primo rispetto al Team Gladiator, paga da bere a tutti. E su questo sono anche d'accordo. Quindi va benissimo, oddio, vedo che il Team Cobra però è bello agguerrito, quindi a me se Flavio dovesse arrivare anche a podio paga davvero uguale, ecco Matteo, quindi va bene. E, allora, intanto Flavio è in questo momento sotto le grinfie di Rendinelli che sta provando un sorpasso un po' azzardato, perché lì si sfiorano velocità veramente interessanti. Vedo che piano piano ha mantenuto una certa distanza di sicurezza per non... Mamma mia, come si vedono i freni bruciare, riscaldarsi per le frenate brusche che vengono effettuate dai piloti. Attenzione, c'è un attacco di Rendinelli. Rendinelli ancora on fire su Flavio, ma Flavio resiste, resiste. Resiste, sesto giro, 12 minuti intanto. Manca ancora una vita. Rendinelli ancora al quinto posto. Stanno dando il massimo entrambi i piloti, ma in questo momento gli sta prendendo tutta la scia, gli sta succhiando l'anima Rendinelli a Flavio. Vediamo, quindi a Squinzi parte sull'esterno l'attacco di Rendinelli. In questo momento Flavio in quinta posizione, forse dovrà cedere. Cede in questo momento la posizione a Rendinelli. Attenzione, scuota, scuota Flavio. Leggermente in difficoltà dopo l'attacco di Rendinelli. In questo momento quinta posizione per Flavio. E Victor, un cliente scomodo in sesta posizione. Anche lì, la perde Flavio. La perde Flavio. Forse la gomma non ne aveva più probabilmente. Attenzione, aia, aia. Incidenti in pista, incidenti in pista. Incidenti in pista, safety car, safety car. Purtroppo no, non c'è la safety car. Mi dispiace del pastrocchio che è successo in pista. Speriamo che siano ritornati di nuovo, diciamo, a gareggiare. Vediamo Nuvola Rossa, Pegor in nona posizione, Mirko in ottava, che va ad attaccare Squinzi, letteralmente in difficoltà con le gomme. Mo dopo andremo a vedere tra un pochino. Intanto si sta facendo giorno, si sta facendo giorno e finalmente si vedono un po' le livree. Mirko interno, interno, interno per Mirko, settima posizione e supera Squinzi che è in difficoltà con le gomme, probabilmente molto consumate o forse sporche. In sesta,
navigare acque abbastanza tranquille, anche se sono veramente vicini, no, in realtà sono vicinissimi, perché Victor si è portato veramente sull'uscio di casa di Rendinelli ed è veramente un passo. Eccolo qui, prende tutta la scia, gli prende tutta la scia, inquadratura fantastica, Smith quarta posizione, Rendinelli quinta posizione, le gomme probabilmente sono un po' consumate, perde qualcosina, è in una morsa, è in una morsa Rendinelli, in una morsa degli scioganai. Victor in quarta, sesto Ciccio, all'interno di questo sandwich Rendinelli che forse vai box, Rendinelli vai box, si vedeva, attenzione a taglio box, attenzione a taglio box, Giusamo, medie, tutti medie per il Team Cobra, tutti medie. Allora, c'è Harley Max, c'è ancora mezz'ora, stai calmo Randy, dice Harley Max, ribadisco Randy, calma perché c'è tutta una vita da giocare, sono passati solamente 15 minuti, ne abbiamo altrettanti, intanto possiamo mirare il cambio come box, un po' di Team Cobra, Flavio anche box, a questo punto vediamo la livrea Gladiator, un inedito per questa amichevole, diciamo, esclusiva di questa. Rifornimento ai box, vediamo anche qui un focus sulla livrea Cobra, abbiamo Smi, Shoganai, nuvola rossa, quindi anche qui focus sulla livrea del Team Shoganai, così potete anche mirare il lavoro dei livreisti dei Team Union. E ritorniamo in pista con Frank Mick in undicesima posizione, nuvola rossa, si monta la morbida per nuvola rossa e abbiamo Gas 89 che supera nuvola rossa, che prende anche 3 secondi di penalità probabilmente per il taglio ai box. Questo non ci voleva, perché 3 secondi sono tanti, sono un'eternità da scontare in questo circuito. Se non sbaglio, lo scotto da pagare e da scontare nel rettilineo, diciamo quello famoso che vi dicevo, diciamo, dove praticamente sono decedute parecchie persone, quindi scontri, incidenti anche mortali. E poi bisogna anche notare i numerosi sali e scendi di questo circuito, infatti ecco qui, quindi uno scendi, ecco qui una bella chicane, sempre con dei muretti che fanno appunto da limite circuito. Ecco un'altra discesa, e questo sali e scendi, diciamo, mette un po' tanto sotto stress le sospensioni, le gomme. Ecco qui il famoso rettilineo. Nuvola rossa intanto sconta i 3 secondi di penalità, però noi andiamo più avanti con GT3G Madonte in decima posizione, finalmente possiamo anche vedere meglio le livree. Ottava posizione per Mirko Zaffaron, anche lui del Team Gladiator, anche qui abbiamo un altro ragazzotto del Team Gladiator, Flavio in settima posizione, poi abbiamo Victor del Team Shoganai, anche qui focus sulla livrea degli Shoganai. Allora, vediamo un po' se c'è qualcuno online che ha scritto. Oh, c'è Ale, ciao Ale, buonasera, che dice forza Gladiator, rasato, e mi incoraggia con un bel grandissimo sorcio, grazie a voi che vi siete collegati. Per chi si è collegato ora, si è perso, diciamo, una prima parte di gara completamente corsa in notturna sotto un cielo stellato a dir poco fantasmagorico. Questa è la magia, appunto. Va a sbattere Smi Victor, quindi c'è stato un incontro frontale con un muretto qui a Mon Panorama da parte di Victor,
del team Shogunai. 3 secondi e mezzo, anche qui un'eternità da scontare. Piano piano si sta avvicinando. Rindinelli in quinta posizione, Josamo anche lui del team Cobra in quarta, Kai anche lui in terza posizione del team Cobra. Poi abbiamo Cicciovona in seconda posizione, che però dovrà lasciare spazio molto probabilmente a Kai. Eccolo qui, sopraggiunge sul traguardo ai box, fronte box, quindi qui diciamo sul ritmo del traguardo. Esce Gianni è ultimo in 14ª posizione. C'è un primo doppiato, e poi abbiamo Andrea che sta veramente andando come un treno, e anche il suo tempo Fuxia 2.03 e 8.35 regge, e quindi al momento nessuno ha fatto meglio di lui. Allora, siamo in orario 22.21, più o meno tra 20 minuti finirà la gara. Qui siamo sempre su Andrea, ma magari facciamoci un giro on board con Andrea, va? Così scopriamo anche un po' di segreti di questo circuito e sentiamo anche un po' di motore fino, diciamo, al traguardo. Dai, sui comodori, come direbbe qualcuno. Allora, altra inquadratura dal cockpit, quindi siamo all'interno della vettura di Andrea, letteralmente immerso in quel di Mont Panorama, completamente concentrato nel cercare di portare a casa questa vittoria per lui, ma anche e soprattutto per il team Cobra, questa amichevole alla fine, che però da sempre, diciamo, la sua soddisfazione, perché comunque si gareggia insieme ai propri compagni di scuderia, amici, ma si gareggia anche insieme ad amici all'interno della, quindi appunto, come dicevo all'inizio, un amichevole, diciamo, in famiglia, su un circuito, passatemi il termine, un po' bastardello, perché non è facile appunto domarlo, ecco, quindi bisogna essere veramente bravi, allenati, e attenzione che c'è una bandiera gialla proprio qui in questa chicane della morte qui a Bathurst, nel circuito di Mont Panorama in Australia, come dicevo all'inizio, veramente vicinissimo a Sydney, più o meno a 200 km sud dell'Australia. Un caldo boia molto probabilmente, e ci saranno anche un sacco di animali velenosi che voleranno appunto le sterpaie di questo circuito, ma per fortuna i piloti sono ben saldi e sicuri nei propri abitacoli, nelle proprie vetture. In questo momento Andrea del team Cobra sta per tagliare nuovamente il traguardo per completare l'11º giro, e direi che, visto che siamo giunti al 25esimo minuto, possiamo anche dare qualche informazione a Kemo. Dai, a questo punto facciamo questo peccato. No? Ok. Ah, vediamo, scopriamo un po' di carte, dai, visto che siamo giunti più di metà gara. Gomme medie per Andrea. Ah, intanto vediamo un po' se qualcuno ha scritto qualcosa. Allora c'è rango 7 forza Cobra, quindi abbiamo un tifo Cobra. Vediamo Simone, buonasera a tutti, e forza Cobra, quindi abbiamo
un bel po' di ragazzotti da YouTube Cobra, ma anche il Team Shoganai, ma anche il Team Gladiator, quindi mi fa piacere che c'è un gran tifo per i propri, diciamo, piloti che sono scesi in pista. Sarade che dice grande, per lui primo evento esterno per Andrea. Attenzione che è in fucsia Andrea, attenzione che è in fucsia e sta per attaccare Smigas 89, quindi doppiare Smigas. Vediamo. Allora, vediamo. Marco Patti, grande soddisfazione per Andrea. Speriamo il primo di tanti eventi. Di altri eventi. Ok, pensavo di tanti altri eventi esterni, invece no, altri eventi. Ok, ho detto male io perché c'è purtroppo sulla chat un cuoricino che va praticamente a mozzare l'ultima porzione di frase. Quindi niente, ho letto male. Comunque, ok, dice anche che ci sono altri Cobra che effettuano il loro primo evento esterno, quindi bene. È come se fosse una sorta di battesimo per alcuni ragazzotti del Team Cobra, quindi rivediamo. Allora, Kai, sempre del Team Cobra, poi abbiamo Josamo, Team Cobra, però Josamo mi sembra, non è la prima volta che lo sento, lui probabilmente uno, non dico dei veterani, ma mi sembra che lui già corra da un po' di tempo per il Team Cobra. Mi sembra qualche volta gli ho fatto delle live in Union, o comunque non è la prima volta che lo sento. Poi abbiamo Rendinelli del Team Cobra, quindi abbiamo un quartetto interessante del Team Cobra. Poi abbiamo Smee Victor 21. Poi abbiamo Cicciovona 1994 degli SMI, quindi abbiamo Cobra SMI, e poi a tenere alto il vessillo del Gladiator Team abbiamo GTRC Squincy Flavio. Vediamo un po', questa qui è la livrea che poi l'ho fatta io ma non sono il liverista del team, ma è un'esclusiva per questa sera perché ci serviva e perché appunto eravamo a corto di e abbiamo, diciamo, cercato di fare il meglio possibile tempo che avevamo a disposizione, come tipo magari. Oddio Flavio, mamma mia, che cosa ha ripreso, ecco, arrivato. Purtroppo il tempo è tiranno e non sempre appunto diciamo, si riesce a trovare sempre la quadra in ogni team, però aiutandosi, se ci si aiuta alla fine ce la si fa, ecco, se ci si aiuta in ogni campo senza interesse ma con puro spirito sportivo, agonistico e di lealtà, si va avanti e si va anche lontano. Noi, come Team Gladiator, questo mese festeggiamo appunto 4 anni di vita e faremo un evento a breve. E, diciamo, già abbiamo approntato il tutto e faremo un piccolo evento per appunto celebrare questi 4 anni che per diciamo, sembrano un'eternità, perché sono veramente tanti. E bravi, bravi noi, bravi tutti, perché contribuiscono tutti, diciamo, alla vitalità, diciamo, alla vita del team, piloti, direttivo di ogni team, eccetera, eccetera. Quindi non male, anche il Team Cobra, se non sbaglio, ha un po' di anni alle spalle, anche il Team Shoganai, anche loro hanno festeggiato, se non sbaglio, o 2 o 3 anni, poi magari qualcuno mi correggerà. Quindi diciamo sono, se non erro, sono team longevi, ecco, questi team che sono in pista. Allora, quindi GTRC Frank Mick 93, poi Smee Nuvola Rossa 9, poi abbiamo Madonte con la Dura che va in box, Pegor 117 del team Cobra,
decimo. Poi abbiamo Mirko Zaffa, dodicesimo del nostro team Gladiator. Poi abbiamo Smigas 89 del team Shoganai, che in questo momento è incazzato da Kai del team Cobra, che sta per fagocitare e doppiare Gas 89. Poi abbiamo GTRC Gianni 14, che in questo momento ricopre l'ultima posizione ed è un po' in difficoltà, come ci aveva detto, diciamo, non a lui, appunto. Ritorniamo su, saliamo un pochino la china. Allora, grazie dei complimenti Sarate, grazie, grazie. Poi abbiamo Marco Patti, sì, infatti speriamo ci siano altri eventi per il team. Ok. E allora, mamma mia, Madonte, come ho visto quello spigolo di quella curva, mamma mia, riuscì a, diciamo, a evitarlo con molta maestria. Ritorniamo su, in decima posizione Pecor Cobra, che è veramente vicinissimo a Nuvola Rossa. Vediamo l'attacco del pilota del team Cobra. Vediamo la chicane della morte, la chicane della morte. Vediamo un po' come l'affronteranno. Interno, interno, interno per Pecor 117. Siamo al 30° minuto. Intanto Pecor supera ed è in nona posizione Smi, Nuvola Rossa, gomma morbida e gomma morbida anche qui per Nuvola Rossa, ma una rossa veramente rossa perché non ha più gomma praticamente. Mentre Pecor 107 è molto facilitato perché ha gomma nuova, infatti leggermente in difficoltà. Abbiamo una frenata veramente brusca per Pecor 117, che brucia gran parte di pneumatici. Una bella fumata è uscita dai suoi pneumatici. E sta entrando Nuvola Rossa perché aveva praticamente, stava andando sui cerchioni. Ritorniamo su, Rendinelli, Samu in quarta posizione, che vede Ciccio Vona, attenzione, vede Ciccio Vona, ragazzi, attenzione, allora vediamo, perché attenzione, Gianni, testa coda per lui, non ci voleva, non ci voleva. Gara sfortunata per Gianni, purtroppo. Allora, Samu, vediamo se è a tiro. È a tiro Cicciovona, gli prendo un po' di scia, vediamo un po' le gomme. Medie per Cicciovona, siamo al 15° giro e forse tenterà l'attacco giù Samu. Attenzione perché c'è anche un doppiato. Attenzione, c'è anche un doppiato. Va sullo sporco, sull'erba Giosamo. Ma riesce a tenerlo in pista. Ma perde qualcosina. Infatti, Cicciovona guadagna qualcosina. Però non so se gli potrà servire moltissimo perché mancano 8 minuti. E Giosamo ha le morbide praticamente nuove. Non, quasi non usurate, e quindi è veramente veramente vicino a Cicciovona. E 100 praticamente separa Giusamo da passare Cicciovona, il team Shoganai, che si è messo all'interno di questa morsa Cobra tra Andrea Kai e Giosamo e anche Rendinelli, perché Rendinelli anche è del team. Quindi Cicciovona è veramente dentro una tenaglia in pratica. E vediamo se riuscirà a resistere, perché è praticamente circondato da Cobra ovunque, dalla quinta posizione fino alla prima. Allora, Sarade, che grande dume. Che però non so a chi si riferisce. Quale Nick? Forse sta per Domenico. Ma è pura, diciamo, una supposizione. Oh, attenzione! Mamma mia, che traversa Cicciona nella curva della morte. Ma ne guadagna Giosamo, che ormai è a tiro. Sente il posteriore di Cicciovona, lo annusa. È veramente a un
soffio. Samu, qui gli prende tutta la scia, inquadratura fantastica qui su rettilineo. L'attacco al fine, sul fine curva, attenzione interno, no, si fa vedere gli specchietti. Cicciovona chiude, Cicciovona chiude con le medie e va a completare ancora una volta in quarta posizione, veramente un soldato ben addestrato. Il sedicesimo giro, ma Giosamo all'interno c'è, Giosamo c'è, terza posizione per Giosamo che va avanti il team Cobra, prima, seconda e terza. A Cicciovona non ci sta, attenzione, perché Cicciovona non ci sta, gli riprende a sua volta tutta la scia, gli riprende tutta la scia, attenzione, forza d'attacco, attenzione all'interno, staccata, mamma mia, tenta un attacco mostruoso Cicciovona su Giosamo, ma purtroppo non va a buon fine, non va in porto l'attacco, ma grande prova di Cicciovona che ha fatto sobbalzare dagli sgabelli i tifosi, i supporters qui al Mont Panorama Stadium, no, al circuito di Mont Panorama, mo, diciamo, non attenzione, Giosamo, terza posizione, ecco, non diciamo, non venire il termine, non esaltiamo troppo e non si inventiamo le cose, perché non è uno stadio ma un circuito. Allora, Simone Manfredini, di grande Samu, Sara De Giosamo, ok, Dome Giosamo, ok. Giosamo, terza posizione per lui, Cicciovona in quarta, Rendinelli in quinta, Svivittor 21, Pecor settima, ottava posizione per Monte, guadagna Alessandro, qualcosina in ottava posizione, siamo un pochino su di lui, mamma mia, aia, ecco. Forse gli ho portato un po' sfiga, forse non dovevo starci sulla telecamera, con la telecamera. Peccato, questo traverso non ci voleva per Ale, è un circuito, diciamo, veramente difficile. Con noi Gladiator non lo digeriamo questo circuito, molto ovviamente, ma lo ammetto anch'io, io diciamo sono una schiappa su questo circuito e già di mio sono una schiappa, quindi vi potete immaginare il livello. Però diciamo anche il circuito ci mette del suo, perché devi essere veramente allenato, ma anche bravo, perché attenzione, 2 secondi, perché comunque il circuito non perdona, ed effettivamente anche con le penalità assolutamente non ti lascia respirare, e infatti ci sono 2 secondi di penalità per Madonte. Poi abbiamo Flavio Squinzi incazzato da Frank Mick in decima posizione, quindi abbiamo ottava, nona e decima posizione per il team Gladiator, che sta cercando di risalire la china, ma difficilmente. Attenzione, Squinzi sorpassa Ale, che Madonte, che aveva appunto una penalità, gomme medie per Squinzi, gomme medie per Frank Mick, mamma mia che tripletta, che terzetto, attenzione, Madonte si affaccia negli specchietti retrovisori di Squinzi, attenzione che ragazzi rimaniamo su questa lotta, su questo trittico Gladiator, ma c'è anche Sminula Rossa, attenzione, Madonte fuori, attenzione, mamma mia, e niente da fare, la perde inesorabilmente a favore di Frank Mick e di Nuvola Rossa, che ringrazia. 38 minuti intanto giocati, corsi, attenzione, attacco di Frank Mick, attenzione, no, Nuvola Rossa, no, si allarga purtroppo Frank Mick e non riesce a tenere e lascia strada quindi a Nuvola Rossa, che non ha una posizione, ottava posizione per Squinzi, che molto probabilmente per sfortuna nostra non ci pagherà da bere e quindi niente, pagheremo di tasca nostra in sostanza.
ottava posizione, poi andiamo un pochino più giù con Mirko Zaffa in dodicesima posizione. Ma a questo punto andiamo su perché siamo al 19° giro e siamo arrivati alla fine perché mancano veramente pochi secondi. Pochi secondi. Aspettate, andiamo un attimino indietro con Gianni in 14°, incalzato da Kai in seconda posizione. Forse un'altra volta doppiato Gianni, probabilmente Gas 89 in 13°, anche lui probabilmente doppiato. Mirko, anche lui probabilmente doppiato. Vedo attenzione, 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 attenzione. Mamma mia, bandiere blu, Madonte in 11°. Però andiamo, 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 andiamo su. Rendinelli, Josamu, Kai, Andrea, ultimo giro che va a concludere, ultima curva, anzi penultima, penultima, penultima curva prima del rettilineo e andare sul traguardo. Attenzione, qualcuno perde la macchina, mamma mia, bandiera gialla e Andrea vince inesorabilmente dominando Mon Panorama anche con il Fuchsia 203. Poi abbiamo Kai in seconda posizione, anche lui ultima curva del Team Cobra, penultima curva, adesso ultima curva prima di andare sul rettilineo, seconda posizione e surclassa Josamu in seconda posizione, poi in terza, eccolo qui Josamu, gran gara anche per lui. Rendinelli in quarta e quindi abbiamo un quartetto tutto cobra, tutto arancio, grigio arancio. Poi abbiamo Smi, Cicciovona, Smi Victor in sesta posizione. Eccolo qui che sta per sopraggiungere. Joele che da YouTube ci fa sapere dai Josamu, quindi gran tifo per Josamu. Eccolo qui sul rettilineo, poi abbiamo Pecor, settima, ottava Squinzi, nonna, Nuvola Rossa, decimo Frank Mick, undicesimo Madonte, dodicesimo Mirko Zaffa, Smigas, tredicesimo e quattordicesimo Gianni con bandiera blu. Quindi ci siamo, abbiamo finito questa amichevole a Mon Panorama in Australia, precisamente nella località di Bathurst. Ok, abbiamo concluso, io non ho più voce, qualcuno non ha più gomma. E complimenti ad Andrea e al Team Cobra che ha preso, diciamo, tutti e tre i posti disponibili sul podio. E complimenti agli altri team, quindi al Team Shoganai e al nostro team anche per aver partecipato, al Team Gladiator, a questa amichevole, diciamo, questo friendly match tra Shoganai, Gladiator e Cobra. Vi aspettiamo per, diciamo, le prossime eventi live, Union e non, quindi anche magari amichevoli e quant'altro. Va bene? Buona serata a tutti, buonanotte e grazie per aver seguito questa diretta. Buonanotte a tutti.